Appena terminato il primo tempo tra Virtus Neapolis e Abusivi, di solito passare di 1-0 per la Virtus. Parliamo con Paolo Izzo. Izzo, esordio per voi, buonasera. 1-0, non state giocando così male. Dopo un inizio avete preso il gol all'inizio, è una partita molto equilibrata. No, stiamo giocando abbastanza bene, anche è vero che ci manca il portiere. Sì. Però ce la stiamo cavando. Un handicap non da poco e quindi sì. L'1-0 diciamo va che non è un cattivo risultato. Cosa pensi che debba fare la squadra nel secondo tempo? Dobbiamo crederci un po' di più e giocare un poco meglio. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare con qualche elemento della Virtus. Botta. Bel primo tempo da parte della Virtus, soprattutto all'inizio avete sbloccato la gara, poi avete avuto qualche difficoltà, come mai? Ci siamo un poco... Non siamo compatti, dobbiamo cercare di essere più compatti e cercare di giocare con calma. Forse i troppi cambi non favoriscono questo tipo, diciamo, di unione. Sì, anche questo, però non è il problema dei cambi, è che dobbiamo giocare un po' più calmi e far girare con calma il pallone. Comunque siete in vantaggio, la partita diciamo è incanalata abbastanza bene. Cosa bisogna fare nella ripresa secondo dobbiamo te? Tenere, perché l'ultima partita ci insegna che abbiamo preso 6 gol in 10 minuti. È vero, in bocca al lupo. Eccoci qui nella terza giornata 7 Cup, siamo tra i migliori in campo della partita, FC Abusivi contro AS Virtus Neapolis. Migliore in campo Botta, premiato con la nostra medaglia. Migliore degli FC Abusivi Perrone, partiamo proprio da te. Un bel pareggio agguantato sul finale. Secondo te, se vi svegliate prima potevate fare qualcosa in più? Sì, sicuramente sì, abbiamo giocato il primo tempo abbastanza male. Ci siamo svegliati nel finale. Tutto sommato il pareggio per come è andata la partita. Aspetta un attimo, vabbè. Scusami, un attimo, interrompiamo. Giulia! Lascia la ripresa e vai a dire tu. Dicevamo, scusate, il bello della diretta, questo è... Roberto, dicevamo, scusami se ti ho interrotto. No, che tutto sommato il pareggio va bene perché la prestazione non è stata buona, quindi va bene. Comunque un buon esordio per voi a questo torneo, questo 7 Cup. Le prime due partite non avevate ancora giocato. Ti aspetto un bel torneo comunque. Sì, questo con un portiere a porta. Sì, questa è stata la nostra pecca oggi, non avere il portiere. È stata la mia prima partita, non giocavo da 3 mesi e tutto sommato non va bene. Complimenti a Grazie. Perrone, in bocca al lupo agli Abusivi per il proseguimento del torneo, ciao. Botta, migliore in campo per te, perché anche il buon riscontro dei nostri partner. Eravate partiti bene 2-0, poi sì. Cosa è successo? Poi abbiamo il solito problema mentale degli ultimi 10 minuti, come la volta scorsa che prendemmo 6 gol, stavolta ci siamo fatti raggiungere, alla fine è pure meritato perché ci hanno chiuso nella nostra area. Quindi hanno meritato, nonostante non avessero un portiere di ruolo, sì. Si alternavano. Sì. Avete tirato poco. Abbiamo tirato poco e abbiamo sbagliato il 3-1 a pochi minuti dalla fine. In ogni caso, migliore in campo per te di questa partita, vuoi dedicarlo a qualcuno? Sì, al mio bambino piccolino che a casa. Perfetto, auguri, ci associamo anche noi dell'SK. Grazie. Complimenti a Botta e in bocca al lupo alla vita. Grazie, ciao.